nuovo unboxing. Ci ho messo un po' a postarlo perché il corriere ha avuto dei problemi, però finalmente mi è arrivata questa edizione della Suicide Squad. Lo so, ragazzi, è un film che molti, diciamo che ha fatto discutere quest'anno questo film, molti lo hanno amato, molti invece lo hanno odiato, però comunque ho deciso di prendere questa edizione qua perché il personaggio di Harley Quinn mi è veramente piaciuto in modo particolare. Andiamo a vedere cosa si trova all'interno di questa edizione. Andiamo a uscire la scatola. Ecco qua. Allora, qua abbiamo l'immagine di tutta la squadra più il Joker. Poi, qua lateralmente, vediamo la statuina di Harley Quinn alta ben 30 cm, quindi una statuina di tutto rispetto. Ora, nell'immagine sembra bella, voglio vedere dal vivo che effetto avrà. E poi abbiamo qua, vediamo bene tutti i contenuti dell'edizione. Aspettate che mi metto in modo tale che veda anche io. Abbiamo l'extended edition della Suicide Squad, quindi avremo anche i minuti aggiuntivi. Qua abbiamo un po' la panoramica, abbiamo anche addirittura due dischi, vedremo poi nel dettaglio cosa contengono. E poi, vabbè, sull'altra parte abbiamo sempre Harley Quinn e qua in alto abbiamo il logo della Suicide Squad. Ora andiamo ad aprire. Stando attenti alle mani. Vediamo se ce la faccio. Non vi porto mai un unboxing come si deve perché devo sempre aprirmi da solo. Questa volta invece avevo per forza bisogno di un'altra persona, quindi vediamo di fare un unboxing più sistemato. Vediamo tutta la pellicola che non ci serve, quindi la vediamo così, la vediamo. Allora, giriamo e vediamo finalmente di vedere cosa si trova all'interno. Intanto questo, guardate, si può anche togliere, come potete vedere ha proprio attaccato con la colla. E forse lo devo togliere per aprire. No, non per forza. No, invece sì, forse. Vediamo. Forse sì. Che presenta la linguetta. Vediamo. Ok. Quindi si presenta così. Con un avviso. Vabbè, che è fragile. Vabbè, cose un po' così. Qua abbiamo il Blu-ray. Ora, ragazzi, il Blu-ray doveva essere una steelbook. Io quando ho contattato quelli di Amazon, perché l'ho acquistato su Amazon, e mi hanno detto che ci doveva essere una steelbook. La steelbook non c'è, però comunque sono contento perché diciamo che l'ho pagata a meno del dovuto, quindi alla fine mi accontento. Eppure è un extended edition. Abbiamo due Blu-ray, abbiamo il retro, però ve la faccio vedere meglio aperta. Quindi andiamo ad aprire il Blu-ray, la statuina ce la riserviamo per dopo. E invece no, ragazzi, non apro niente, è già bustata. Non c'è la pellicola, non me l'ero accorto. Qua abbiamo il retro con tutti i contenuti speciali, vediamo di far vedere bene. Un'esplosione che mostra i segreti dei peggiori supereroi di sempre. Ci sono tanti contenuti speciali. E avremo anche l'edizione estesa di questo film. Vediamo proprio com'è questa edizione estesa. Tanti extra. L'edizione stessa ci dovrebbe essere, non so se lo presenta. La presenta, però appunto ci dovrebbe essere. Apriamo. Aspettate che c'è il codice, che non ci interessa, il codice per l'edizione digitale. E qua abbiamo i dischi. Come vedete abbiamo l'edizione cinematografica e quella estesa. L'immagine del disco mi piace molto, peccato che non sia una steelbook. Peccato, però alla fin fine, vi ripeto, l'ho pagata meno del dovuto, quindi va bene così. Ora andiamo al pezzo forte invece. Andiamo al pezzo forte di questa Collector Edition. Non è proprio una Collector Edition, è più che altro il film insieme alla statuina di Harley Quinn. Andiamo finalmente a far uscire la vera protagonista di questa edizione. Come vedete anche qua lo scatolone è bello grande. Andiamo a sconfezionare. Senza fare bordello. Meglio aprirlo lateralmente così la frusciamo meglio.
senza magari rovinare la statua. Vediamo se così si riesce ad aprire. No, mettiamo un altro po'. Adesso sì, adesso sì. Oh. Apriamo. E qua troviamo la statuina di Harley Quinn. Mamma mia, aspettate che levo la busta. Si è volato un braccialetto. Ora devo capire dove stava. Forse stava qui. Vediamo. Forse sì. Vediamo. Forse sì. Questa è la statuina di Harley Quinn. Facciamola da vedere per bene. Anche i particolari delle calze, fatti veramente bene, i tatuaggi, le scarpe. Devo dire che è una statua abbastanza dettagliata. Facciamo vedere anche il retro. Ecco qua. Ci sono queste strisce nere che sono praticamente le cuciture delle calze. Nel film non sono presenti, però alla fin fine mi accontento, perché è una statuina che merita, a parer mio. Vi ripeto, a me il personaggio è piaciuto in modo particolare, quindi devo dire che merita. Poi, se voi non avete la possibilità di toccare, ma le calze sono vere, ecco. Non sono scolpite sulla statuina, sono vere, sono... Vedete, si muovono, quindi questo è apprezzabile. In faccia forse poteva essere meglio, però diciamo che è fatta benissimo. Ora, aspettate un attimo che vi faccio vedere la statuina in tutta la sua interezza, all'interno anche della base. Ragazzi, qua abbiamo la statuina in tutta la sua totalità. Inquadriamo meglio la base, che abbiamo questo logo. Abbiamo la possibilità anche di spostare l'altra gamba della protagonista del film sotto il... Scusate un attimo, fatemi controllare un attimo il sotto. No, il sotto non c'è niente, quindi non c'è numerazione di nessun tipo. Però come vedete, la statuina è fatta bene. Quindi ragazzi, qua abbiamo il Blu-ray. Abbiamo la statuina, facciamo una visuale magari più panoramica. Questo è il contenuto dell'edizione della Suicide Squad con la statuina di Harley Quinn, con la extended cut del film. Come non avevo visto, è presente anche nella locandina appunto del Blu-ray. Ragazzi, come vedete, all'esterno di questa visuale abbiamo anche i film, alcuni dei film che io posseggo, e penso proprio che tra quest'anno e il prossimo farò una sorta di video collezione, anche se diciamo che è molto piccola, devo ancora ingrandirla come collezione di film, però magari ci faccio un video. Fatemi sapere nei commenti se la volete. Questo è il contenuto dell'edizione. Fatemi sapere con un bel mi piace se vi è piaciuta, condividete per far crescere il mio canale, soprattutto anche commentate, no? Per farmi sapere cosa ne pensate di questa edizione al di là del film in sé, e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Io vi saluto al mio prossimo video. Ciao!